Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore e signori, buonasera. Oggi parliamo della denominazione dei Testimoni di Geova. Qualcuno dice Testimoni di Genova. Ecco, a proposito della Bibbia, loro, contrariamente alla stessa Bibbia e contrariamente ai cristiani, non chiamano il Nuovo Testamento Nuovo Testamento. Magari il pretesto è che la parola testamento nelle lingue vive, contrariamente al latino testamentum, significa lo scritto di qualcuno dove indica le sue ultime volontà. E quindi dicono, siccome la parola testamento è sbagliata, quindi cambiamo tutta l'espressione. E io faccio sempre questo paragone. Siccome questo alunno ha fatto un problema, allora do lo schiaffo all'altro. Se la parola testamento è sbagliata, cambiamo la parola sbagliata, ma non cambiamo tutta l'espressione, perché tutta l'espressione la troviamo, anzi le due espressioni le troviamo proprio nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Allora, testamento sbagliato? Allora, cosa bisogna dire? Nuova, antica o vecchia alleanza, Brit in ebraico, Chiama in aramaico, Diathiki in greco, e nuova alleanza, Keni Diathiki in greco, Brit Hadasha in ebraico. In arabo non abbiamo questo problema, almeno stavolta il mondo arabo è tranquillo. L'espressione è perfetta. Al-Ahd, cioè al-Mithaq, l'alleanza. Al-Ahd al-Qadim, al-Ahd al-Jadid. Dove troviamo la parola nuova alleanza? L'espressione nuova alleanza la troviamo in Geremia 31:31, la troviamo nell'ultima cena detta da Gesù, Matteo 26:26 e paralleli, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, in greco to ema tis kenis ke eioniu diathikis. Ma troviamo anche l'espressione vecchia alleanza parlando proprio dei libri sacri dell'Antico Testamento. Eccola qui, nella seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, terzo capitolo, versetto 15. Parla di un certo velo, stavolta non sulle donne, ebreo altre, ma sugli occhi, non sul viso, non sui capelli, ma sugli occhi, che impedisce agli ebrei di riconoscere Cristo, agli ebrei che leggono, vediamo cosa leggono, ecco, seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 14, epi ti anagnosi, durante la lettura, ti spalias diathikis, della vecchia alleanza, dell'Antico Testamento. Ai ai ai, mi dite, la parola testamento è sbagliata. Allora, dell'antica alleanza, della vecchia alleanza, dei libri della vecchia alleanza. Eccola qua. C'ho tra le mani
la traduzione del mondo nuovo della denominazione dei testimoni di Genova, di Geova, si chiama traduzione mondo nuovo dei libri greci cristiani, dei libri cristiani greci, mentre l'Antico Testamento o l'Antica Alleanza è chiamato da loro i libri ebrei sacri, 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 quindi sacri solo per loro, questo lo dicono loro, i libri ebrei dell'Antico Testamento. L'aggettivo sacri non è detto, non lo dicono, almeno ufficialmente, almeno nel titolo, dei libri cristiani greci. Quindi al limite anche una differenza di lingua, lì dei libri ebrei scritti in ebraico, qui dei libri scritti in greco. Ma già una prima differenza, quelli scritti in ebraico, che gli ebrei riconoscono, questi sono sacri. Quelli scritti in greco, guarda caso, sono quelli che parlano di Gesù, degli apostoli, della Chiesa, scritti dagli apostoli, dai discepoli, questi non vengono descritti come sacri, come santi, prima differenza. Seconda differenza, come lo dice anche troppo chiaramente l'introduzione alla versione inglese, quindi originale direi, dei Testimoni di Geova dell'anno 1969, pagina 11, dove dice, e questo lo riproduce questa edizione araba del 1998, pagina 59, dice semplicemente che gli scritti o i libri greci cristiani, cioè da noi cristiani noi li chiamiamo Nuovo Testamento, Nuova Alleanza, sono un'addizione e un supplemento ispirati, sì, ispirati alle scritture ebraiche, naturalmente sante. Cosa avete capito? Beh, avete capito subito che per almeno la direzione dei Testimoni di Geova, la parte principale, essenziale, più importante della Bibbia è il Vecchio Testamento, mentre il Nuovo, intanto loro non chiamano il Vecchio Vecchio né il Nuovo Nuovo, mentre le cosiddette scritture greche cristiane sono appena un supplemento e un'addizione. E naturalmente, purtroppo, anche lì, il massimo delle manipolazioni viene fatto sui testi del Nuovo Testamento. Grazie della loro attenzione.